Di nuovo in diretta qui al Campionato dei Campioni per commentare il post Champions, in particolare la vittoria del Milan 3-0 sul PSV, ma attenzione perché a San Siro sono stati esposti diversi striscioni, uno in particolare dedicato al mercato. C'è un attaccante che non piace in particolare alla curva del Milan, ne parleremo tra poco, avremo anche dei collegamenti con San Siro, ne parleremo con i nostri ospiti in studio. Ben ritrovato Fulvio Colovati, ciao Fulvio. Buonasera, ciao Stefano, buonasera a voi. Non abbiamo solo milanisti in studio, c'è anche un interista, Giancarlo Besano è tornato a trovarci, ciao Giancarlo. Per par condicio, buonasera a tutti. La pattuglia dei rossoneri, Giovannino Lodetti, ben ritrovato Giovanni. Ciao Stefano e buonasera a tutti, e bella vittoria di... Lo vedo ringiovanito, è arrivato qui un po' teso, ero teso, ringiovanito, oramai via, ma come sempre in grande forma ha redatto per noi e per voi le pagelle dei rossoneri che tra poco andremo a vedere. È tornato a trovarci, ha dormito qui stanotte, Nicola sì. Balzani, ben ritrovato. Buonasera Stefano, forza Milan 3-0. Milan a forza 3, dunque forza doppietta 3. Di Boateng e gol di Balotelli, una Milan a Fulvio che ha sofferto un po' nel primo tempo, poi nella ripresa è uscita la forza della squadra di Allegri. È una vittoria meritata, io non mi esalto, sai che non mi esalto perché è stata fatta contro una buona squadra, ma una squadra che non ha opposto molta resistenza, diciamo la verità. Comunque un buon Milan, soprattutto nel reparto offensivo, una squadra che si è espressa molto bene. Io vorrei sottolineare invece, ma lo dirò dopo quando vedrò le pagelle di Giovanni Lodetti, anche qualche mancanza in fase difensiva, perché fino ai primi 20-30 minuti qualche rischio c'è stato da parte della difesa milanista. Allora Fulvio, ci sono alcune partite che sono ancora in corso, sta maturando un risultato incredibile in Scozia, dove il Celtic ha ribaltato il risultato dell'andata contro lo Shakhtar Karagdi, sta vincendo 3-0. Terzo gol siglato nei supplementari, dunque il Celtic sarebbe qualificato alla fase dei gironi. Vi vado a guardare i risultati finali, dove il Victoria ha vinto 1-0 contro il Maribor, lo Zenit ha già battuto 4-2 il Paxos de Ferreira, la Real Sociedad ha vinto 2-0 contro il Lione, qualificate gli spagnoli, l'Arsenal ha vinto 2-0 contro il Fenerbahce, e poi gli altri sono i risultati delle gare di ieri sera. Tra poco andremo a vedere anche le varie fasce nelle quali saranno inserite le squadre italiane, Milan, Napoli e Juventus. Quanto è servito Giovanni Lodetti il gol segnato dopo 10 minuti da Boateng, dove il Milan tra l'altro nei primi 10 minuti aveva anche sofferto il possesso palla degli olandesi? Allora sicuramente sarò attaccato da Fulvio Colovati quando vedrà le mie pagelle. Non c'è problema. Ma tu non cominciare a mettere le mani avanti, esprimi la tua opinione, poi dopo... Va bene, però io ho fatto una piccola previsione, non ho detto mica niente. Adesso ti dirò come ho visto il Milan nel primo tempo. Sì. Perché adesso la vediamo, la formazione iniziale è schierata da Allegri, Giovanni. Intanto è finita. No, la formazione finita, schierata da Allegri secondo me era la formazione giusta, ideale. E devo dire anche che il primo quarto d'ora è stato un quarto d'ora decisamente pericoloso, perché vai in gol però non sei ancora tranquillo. Sei un po' frenato, un po' bloccato, bloccato. Un po' anche la tensione. Tutto quello che è successo, le polemiche, tutte queste situazioni qua, sicuramente ha fatto fatica e poi piano piano si è sbloccato ed ha fatto una partita normale, nel senso che ha realizzato quello che era giusto, doveva essere il 2-0 già nel primo tempo con quel bellissimo palo di El Shaarawy. E devo dire che dal punto di vista della traversa, dal punto di vista della concentrazione, insomma, il Milan mi è piaciuto. Non è stato un bellissimo Milan, però è stato un Milan concreto. Anche Milan se, a dire la verità, Nicola Balzani, nella formazione che vediamo proprio alle vostre spalle, mi sembra un po' che bella inquadratura. Fate vedere l'inquadratura di prima, con Giovanni Lodetti e dietro la formazione Lodetti si dovrebbe spostare un po' sulla destra. Mi sembra un po' di prendere in giro la gente a casa. Va bene in Perché va bene così. Va bene così? Non era un 4-3-3. Boateng e Deschamps di fatto hanno fatto gli esterni. Praticamente hanno fatto gli esterni. Però, ti dico Stefano, io due cose. La prima, ho sentito dire, beh, ma se non batti il PSV in due. Ma questo Milan comunque affrontava una squadra che è vero che non è irresistibile. Ma noi consideriamo che giochi con Muntari, giochi con Boateng che per carità questa sera ha fatto due gol. Però fino a questa sera, ricordiamo l'anno scorso, non è che ha reso al meglio lo stesso El Shaarawy, avevi molti punti di domanda alla difesa. No, tutte le partite sono difficili. È un Milan... Chi dice, ecco, chi dice alla fine, ma giocare perché hai vinto 3-0, esatto, giocavi contro esatto. Il PSV Eindhoven non è corretto. Cioè, non il Milan è superiore, tutte le partite sono difficili. Però Fulvio, secondo me,
non so se siete d'accordo, non è nettamente superiore. Però non mi esalto, almeno consentimi di non esaltare, però, tutto qua. Però secondo me, io dico una cosa, rivedendo la partita di Verona e questa, tu quest'anno non puoi assolutamente rinunciare a un uomo come De Jong davanti alla difesa, in questo Milan, e soprattutto, a mio avviso, non so se Giovanni o Giancarlo o Fulvio sono d'accordo, Nocerino non è più da Milan, cioè io l'ho visto giocare sabato. Perché ci sono giocatori una partita di sabato, ma tu dimmi che ha giocato bene contro il Verona. Ma no, ho capito. Non è giusto puntare bene, la croce addosso. Va bene, ho capito, però ci sono giocatori che non sono più da Milan. Uno di questi è Nocerino. Cioè, perché i due difensori centrali, se guardi la partita contro il Verona, sono da Milan. E anche il parere che chiederemo ai nostri amici a casa, anzi regia, facciamoli vedere per cortesia a schermo pieno anche il numero per chiamarci in diretta, per prenotare le vostre chiamate dalle 23:02:33:21:32:05. Giancarlo Besana alle nostre spalle, vediamo Massimiliano Allegri. A questo punto la sua panchina salda. È definitivamente salda, o secondo te comunque alla prossima sconfitta verrà nuovamente messa in discussione? No. Questo era veramente un passaggio epocale, e non esagero, perché questa partita è stata caricata di grandissimi significati, anche e soprattutto di ordine economico. Tutti hanno sottolineato, i giornali, tutti quanti, questa valenza economica. Hanno detto tutti, è una partita che vale 30 milioni. E ragazzi, 30 milioni sono una cifra. Poi a questa partita era legato al passaggio, erano legati, non dimentichiamo, i possibili interventi sul mercato di cui il Milan ha bisogno. Perché anche questa sera il Milan, pur vittorioso, qualche lacuna l'ha dimostrata. Poi se sia il caso di rinforzare l'attacco con Matri, secondo me no, sono con la curva. Se sia il caso invece, come mi pare, di prendere, di rincorrere e conquistare un centrocampista e di portare a casa un buon difensore, questo mi sembra il ragionamento più corretto. Comunque, allora, noi tra poco ci collegheremo anche con San Siro, perché come ha detto giustamente Giancarlo Besana, a San Siro sono stati esposti diversi striscioni. In una partita comunque così importante, la curva ha preso una posizione anche nei confronti di Alessandro Matri, ma non penso nei confronti di Alessandro Matri, ma del ruolo, perché è stato aggiunto che probabilmente a questa squadra mancano un difensore e un centrocampista. Noi tra poco, dopo la pubblicità, ci collegheremo con San Siro per capire quali striscioni sono stati esposti e quali contestazioni sono state fatte alla società. Giovanni Lodetti, vuoi anticipare tu qualche tema riferendoti proprio alla contestazione nei confronti di Alessandro Matri? Perché non si vuole Alessandro Matri, o perché non si vuole un attaccante? Ma non lo so, io credo che la tifoseria può anche avere ragione su certe situazioni, però credo che deve lasciar lavorare la società, deve lasciar lavorare l'allenatore, e se la campagna acquisti deve essere fatta in un certo modo, non penso che la curva abbia il diritto di entrare in merito in questo. Poi dopo, se ci sono delle simpatie o antipatie, questo è un altro discorso, però credo che soltanto chi è dentro nell'ambiente può conoscere effettivamente quello che serve o no. Poi magari tu non puoi essere d'accordo. Vabbè, ma tu esprimi un giudizio, tu lo vorresti Matri o no? Io in questo momento qua dico che è preferibile per me due giocatori di ruoli diversi. Allora ti schieri con la curva, allora potenzialmente sei uno di quelli che ha messo lo striscione anche tu. Ma non ho messo lo striscione, è la realtà. Ma no, ma com'è la realtà? Scusami, allora senza... non è nulla di male, uno striscione ormai entra di tutto allo stadio, entra uno striscione, però è un'opinione. Cioè, tu hai espresso l'opinione che Matri, per esempio io Matri al Milan non lo prenderei, per cui anch'io la penso come quelli che sei in curva. E infatti sei un tifoso piuttosto agitato. Chi? Fulvio. Ecco, perché vai in curva, io ritengo invece che in questo momento qua, visto anche le difficoltà questa sera dei ruoli del Milan in cui si sono trovati in difficoltà, che è stata la difesa e in qualche occasione... Ecco, hai fatto un bel assist, facciamo così, giusto per avere un po' di ritmo, partiamo dalle pagelle di Giovanni Lodetti, facciamo tutta la difesa prima di concludere questo blocco, andiamo a vedere i giocatori, Giovanni Lodetti però, in Stefano, diretta... Però troverai dei voti piuttosto... No, ce li devi dire in diretta, ecco, Abbiati, però, voto... Lasciatemi commentare il voto, certo, che sicuramente però... Fulvio non è d'accordo. Vabbè, fai Abbiati a dirlo. Abbiati, voto? Già. Abbiati, voto? Voto 7,5. 7,5 ad Abbiati, sì. Perché? Perché Abbiati ha praticamente parato tutto quello e ha salvato il risultato con una grande parata sull'1-0. Poi Abate. Abate 6. Però io ho dato i voti là, ma magari me li ricordi, no? Allora facciamo così.
così, chiediamo al nostro Luca Sarvadè in coordinamento di anticipare il voto a Mexès, così Giovanni Odetti se lo ricorda. Vediamolo, sei Mexès, ok, sei. Hanno fatto il loro. Perché hanno fatto soltanto il loro, niente di particolare, come Zapata. Zapata anche lui ha commesso un errore piuttosto grave, ma comunque... De Sciglio 6. Ecco, diamo i voti alla difesa per adesso. Ok, 7 e mezzo Abbiati, 6 Abate, Mexès 6. Tutti 6 praticamente. Sì, si sono appena appena salvati, perché non è che hanno fatto cose straordinarie. Secondo me, qualche palla gola anche. Esatto. Ma guarda, ti dirò, voi sapete come lo penso. D'accordo, in linea Fulvio, di massima sono d'accordo con lui, con Abbiati, che nei momenti decisivi presente c'è stato. Più criticato a Verona. Più criticato, è stato criticato, però questa sera ha fatto 2-3 interventi ottimi. Sì. In linea i voti sono in linea con te con la difesa, forse sì, è vero che c'è l'esultanza per la qualificazione, forse avrei dato un mezzo punto in meno a Zapata e un mezzo punto in più a De Sciglio. Così, un mezzo punto in più a De Sciglio, un 6 e mezzo a De Sciglio, per il resto perfetto secondo me. Va bene, le prime parole di Balotelli da San Siro, Nicola Balzani. Beh, ha parlato Balotelli, tra l'altro con una battuta finale veramente, veramente simpaticissima. La battuta finale me la tieni per dopo, cosa ha detto in sintesi? Niente, praticamente ha parlato della prestazione, ha detto che è molto contento, il Milan è sulla buona strada, lui non crede in un Milan, non ha creduto neanche dopo la sconfitta di Verona in un Milan in crisi, lui è arrivato a gennaio, quindi la squadra la conosce da gennaio, però... ha detto che se non sai sopportare le pressioni, perché poi gli è stata fatta la domanda su questo, allora è meglio che non scendi in campo, quindi lui non temeva la partita di questa sera fondamentalmente, e la domanda sul suo tipo di gioco, cioè ti piace giocare magari spalle alla porta, duettando, facendo inserire i compagni, lui ha detto... sì, mi piace, ne ho parlato col mister, ho detto non ci sono problemi, basta che mi venga dato il pallone. Secondo me anche apre una sorta di tema legato anche alla prima punta, in prospettiva, no? Quando ci sarà appena ci sarà una punta, esatto, di turno. Sia Stefan che Prince, chiediamo un tecnico come giocatore. La battuta qual è stata? Questa è simpaticissima, gli è stato chiesto, ma ricordi molto Ibrahimovic come modo di giocare? Io sono io, Ibra, vabbè, però... comunque è un grande complimento. Ah sì sì, per lui, non per me. Questo è stato la sua va bene, allora dopo la pubblicità collegamento con San Siro vi faremo vedere anche la foto di alcuni striscioni 02 33 21 32 05 per chiamarci in diretta. Che regalo vorreste per il Milan sul mercato? Tra poco. Gira e rigira in Calabria ci vuole un attimo per passare dalle coste sabbiose e frastagliate al suggestivo entroterra. Godersi le sue montagne anche in inverno, farsi rapire dai sapori forti, immergersi nei colori e nella cultura del Mediterraneo. Questi bronzi di Riace mi fanno proprio girare la testa. Gira e rigira c'è sempre un buon motivo per vivere la Calabria. Interrompiamo i programmi per darvi una buona notizia. Alice? Scusate, volevamo darvi una buona notizia, ma a quanto pare più che buona. È buonissima. Macaroni! Macaroni! Provali anche tu. Situato a pochi minuti dal centro di Legnano e a 30 minuti dal centro di Milano, il Palace Hotel Legnano è la struttura ideale per soddisfare i bisogni di chi viaggia. 127 camere dotate di tutti i comfort per sentirsi come a casa, dal piccolo meeting al grande evento. Lo staff del Palace Hotel Legnano e del ristorante Alexander saranno pronti a soddisfare tutte le vostre esigenze. Il nostro obiettivo è quello di prenderci cura dell'ospite. All'interno del Palace Hotel Legnano, il centro benessere La Cascata. Un gioco di colori ed emozioni per rendere unico il vostro soggiorno. Gira e rigira in Calabria ci vuole un attimo per immergersi nei colori e nella cultura del Mediterraneo. Questi bronzi di Riace mi fanno proprio girare la testa. Gira e rigira c'è sempre un buon motivo per vivere la Calabria. Volevamo darvi una buona notizia, ma più che buona... è buonissimo. Macaroni! Mamma che buoni! Provali anche tu. My car. My lion. My man. My house.
My Job. My Style? Pensare alla grande. My Style? My Bet? MyBet.it. Passione italiana. Affidabilità tedesca. Gira e rigira in Calabria ci vuole un attimo per passare dalle coste sabbiose e frastagliate al suggestivo entroterra. Godersi le sue montagne anche in inverno. Farsi rapire dai sapori forti. Immergersi nei colori e nella cultura del Mediterraneo. Questi bronzi di Riace mi fanno proprio girare la testa. Gira e rigira, c'è sempre un buon motivo per vivere la Calabria. Interrompiamo i programmi per darvi una buona notizia. Alice? Scusate, volevamo darvi una buona notizia, ma a quanto pare più che buona. È buonissima. Macchioni, mamma che buoni! Provali anche tu. Gira e rigira in Calabria ci vuole un attimo per immergersi nei colori e nella cultura del Mediterraneo. Questi bronzi di Riace mi fanno proprio girare la testa. Gira e rigira, c'è sempre un buon motivo per vivere la Calabria. Rieccoci in diretta, andiamo da Sergio Stanco a San Siro, inviato di calcissimo.com. Ciao Sergio, ben ritrovato. Ciao, ciao a tutti. Allora Sergio, ti chiediamo innanzitutto che clima si è vissuto questa sera a San Siro. Noi qui da studio abbiamo visto anche diversi striscioni che sono stati esposti a San Siro. Dici tutto. Ma ce n'è uno ancora esposto. In questo momento lo stadio si sta svuotando, ma lo striscione è rimasto lì in curva sud. Ve lo leggo in diretta. Il turno è passato senza se e senza ma, ora muovetevi sul mercato. Il messaggio mi sembra abbastanza chiaro, è fermato curva sud, è ancora esposto, come vi dicevo, quindi il messaggio mi sembra evidente. Lo stadio ha vissuto la partita con la solita tensione, un pizzico di paura, perché comunque sia se il Milan ha fatto bene in attacco dal centrocampo in su, dietro ha dato sempre la sensazione di soffrire e di poter capitolare da un momento all'altro. Abbiati è stato fondamentale in due o tre interventi, anche in momenti chiave della partita. E quindi niente, diciamo che San Siro si è sentito risollevato solo al momento del 2-0 di Balotelli. Ed è da quel momento che i tifosi hanno esposto appunto questo striscione. Ecco, una curiosità Sergio, oltre agli striscioni esposti ci sono stati anche dei cori di contestazione alla società per un mercato che di fatto il Milan non ha ancora fatto. Che farà soltanto questi ultimi 4 giorni di mercato. Guarda, cori di contestazione sinceramente non ne abbiamo sentiti. C'è stato uno striscione prima e uno striscione che è quello che è ancora esposto. Lo striscione prima credo che l'abbiate riportato, Matrino, grazie. Sì, lo stiamo vedendo in onda, sì. Perfetto, Matrino, grazie, piuttosto rinforzate difese e centrocampo. Adesso questa è la sintesi giornalistica. Ma ci siamo capiti. Sì. E quindi cioè, comunque sia c'è stato sostegno per 90 minuti anche prima della partita. Tra l'altro vi do una chicca, che prima della partita il giocatore più esaltato è stato Boateng. Ad un certo punto durante il riscaldamento ha dovuto fermarsi dal fare lo stretching, girarsi verso la curva e ha ringraziato a lungo perché i cori erano insistenti, come se la curva si aspettasse una grande prova di Boateng e Boateng poi ha ripagato durante la partita. Ha fatto due gol. So, è un dettaglio che vista col senno di poi è piuttosto curioso. Vero, vero, vero. Sergio, domande da studio, Besana, mi raccomando, sintetici. No, Sergio, con Boateng era una sorta di riconciliazione a prescindere. Esatto. Perché mi pare che fosse caduto in disgrazia, quindi prima poi della doppietta ha avuto questa ovazione, no? Quindi è bello questo. È anche imprevista questo atteggiamento nei suoi confronti. Non si poteva prevedere. Ti posso dire che Boateng in effetti non stava vivendo un periodo particolarmente felice. Appunto. E lo stadio lo ha beccato più di una volta. Però ti posso anche dire che la curva lo ha sempre sostenuto. Quindi il coro veniva dalla curva prima della partita. Lui si è girato esattamente verso la curva, ha ringraziato la curva lunga, ha applaudito e poi ovviamente quando è stato sostituito a fine partita tutto lo stadio gli ha regalato la standing ovation. Scusa Sergio, dire che comunque è stato
stata la curva sostanzialmente a sostenerlo prima della partita. Scusa Sergio, forse non so se ho visto bene, ma infatti dopo il gol c'è stata un'esultanza anche polemica in qualche misura. Allora forse si rivolgeva a quel settore di tifosi, di pubblico che lo ha contestato per tutta la stagione scorsa. È così? Hai visto anche tu questa esultanza polemica? Un pizzico di vendetta nei confronti di quelli che, di quelli che non l'hanno sostenuto nei momenti difficili che ci sono stati nell'anno scorso, perché non ha fatto una grandissima stagione, c'è stata ovviamente, ma non era, come posso confermare, che non era indirizzata verso la curva, perché proprio come vi raccontavo prima, la curva ancora in altri settori dell'inizio della partita l'ha osannata. Senti, quindi, Sergio, sono Fulvio, ti volevo chiedere, dato che abbiamo avuto questa sera l'onore di avere le pagelle di Giovanni Lodetti, allora però non abbiamo ancora visto tutte, un conto è vedere la partita dallo stadio, un conto è vederla in televisione. Allora ti chiedo, che sensazione hai avuto, fermo restando che abbiamo capito che il reparto difensivo è quello che ha lasciato più a desiderare, ti chiedo qual è stato il miglior giocatore del Milan questa sera, quello un po' più sottotono, insomma dacci le tue valutazioni. Ma ti posso parlare a livello di reparti, prima voi dicevate anche che la fase difensiva insomma ha lasciato a desiderare, però non è solo una questione di difensore, tu mi insegni Fulvio. Cioè manca il filtro a centrocampo e oltretutto manca un cervello a centrocampo che possa gestire... Vabbè, ma allora dicendo così metti in discussione due giocatori, soprattutto De Jong, mi sembra che questa sera abbia fatto una buona partita. Sì. E poi Montolivo, io non impazzisco per Montolivo, ma voglio sapere la tua opinione. Io in realtà parlavo più che altro, adesso De Jong rientrava da un infortunio, il suo lavoro lo ha fatto, quello di filtro a centrocampo, ha fatto quello che ha potuto. Non è stato assistito né da Muntari, che secondo me non ha fatto per niente una buona partita, né da Montolivo, che nel secondo tempo, quando la squadra è andata in difficoltà, non è riuscita a guidarla. Alla fine lì a centrocampo serve qualcuno che nei momenti di difficoltà si prenda la responsabilità. Ha ragione la curva. Né Muntari l'ha fatta, da Muntari non possiamo aspettarcelo. Da Montolivo dovremmo aspettarcelo, ma non è arrivato. Sergio, Giovanni Lodetti. Sergio, sono Giovanni. Io credo che a metà campo in questo momento qui manchi effettivamente un po' di vitalità, un po' di freschezza, un po' di gioco leggermente cambio più veloce. Passo, Esatto, Montolivo in questo momento qui fa una fatica tremenda. Però i due che sono a fianco, che sono due bravi giocatori, sono più lenti ancora di lui. Dunque effettivamente vengono presi in contropiede. Certo. Se Montolivo non va in forma in fretta, questo diventa un problema per il Milan, perché quando trovi una squadra che parte da metà campo e ti infila in questo modo qua, la difesa poi va in difficoltà e viene messa un attimo anche sotto pressione. Giovanni, sono assolutamente d'accordo, però tu hai pronunciato una parolina magica che è qualità. E la qualità Montolivo ce l'ha e gli altri due no, quindi non possono tirarla fuori. Nei momenti di difficoltà la qualità deve venire da Montolivo. L'altra parolina che tu non hai pronunciato, ma la pronuncio io, è personalità. Nei momenti di difficoltà ci vuole qualcuno che si prenda la responsabilità. E Montolivo tante volte si nasconde quando c'è bisogno. Sì. Questo crisi è di personalità sul quale lui deve lavorare, perché è fondamentale, altrimenti poi il centrocampo del Milan va in difficoltà. Sergio, anticipo con te un attimino il tema del calciomercato, di cui parleremo nell'ultima ora di campionato dei campioni. A questo punto, con 30 milioni in cassa, il Milan cosa fa? Allora, cosa fa? Le voci si dicono che fa Matri. Cosa dovrebbe fare, per me è un'altra cosa, perché comunque sì, anche oggi dietro la difesa non ha dato sensazione di essere impermeabile. Ancora una volta, se non fa il miracolo Abbiati al settimo del primo tempo, Zapata si è perso l'uomo esattamente nella stessa azione del secondo gol di Toni a Verona, si è perso l'uomo alle spalle. Se Abbiati non fa il miracolo, il Milan va sotto e la partita è un'altra. Quindi secondo me là dietro qualcosa devono fare, Silvestri non basta, ci vuole. Io personalmente non sono Galliani, ma una parte di quei 30 milioni li uso per comprare un buon difensore. Va bene. Grazie Sergio Stanco, calcissimo.com. Grazie Sergio, buon lavoro. Balzani. Tra l'altro Stefano, a proposito di quello che diceva Sergio, Montolivo ha sottolineato la stessa cosa, se Abbiati non fa quell'intervento probabilmente, addirittura ha detto, c'è il rischio che se loro la riaprono, ci ha salvato Abbiati. Quindi si giustifica anche il 7,5 di Giovanni Lodetti. Posso vedere la continuità delle pagelle di Giovanni? Sì. A centrocampo. Va bene, andiamo a vedere. Sono curioso di vedere i voti a centrocampo. Sì, andiamo a vedere le
le pagelle. Allora, Montolivo, quanto gli hai dato a Montolivo? Allora, ragazzi, sei. No, no, senza spiegazioni. No, allora, stai già mettendo le mani avanti. A Montolivo gli ho dato 6, anche se meritava un 5,5. Però dopo allora, un risultato di 3-0 non no. è giusto, diciamo così, infierire con i giocatori. A De Jong gli do 6,5 sì. o 6. Se dai 6 a Montolivo è giusto 6. 6,5 a De Jong e mi pare a Muntari 5,5. 6? Poi okay. dopo invece ecco, sono... La parte offensiva invece che quella è che meglio. Mi deve essere no, di più. No, la parte offensiva è un divertimento. Boateng gli do 9. Cioè, allora, ma scusa un attimo. Beh, Gio, bellissimo, ha fatto 2 gol, merita un voto alto. Ma allora Maradona cosa gli fai? Maradona gli dai 20, gli dai 30, allora, esiste il 20? Allora, cioè a scuola esiste il 20? Allora, caro signor Fulvio, lei stia calmo. Perché, allora, io gli do un 9 perché? Perché il Milan questa sera era talmente legato, era talmente in crisi, che questo qui dopo 8 minuti ti fa giocare in scioltezza e mette decisivo. Dentro il gol dell'1-0 sì, ma e poi ti chiude la gara, anche se durante la partita non è stato eccezionale. Dunque ha fatto due cose assolutamente straordinarie. Poi Balotelli però da 8 ma da 8 ma dava un voto in più 9. Una volta tanto, ma neanche la Melissa Satta gli dava 9. In quale ambito? Secondo me un po' di più forse gli dava. Questo non lo devo entrare in questi argomenti, stiamo sullo sport. Balotelli Balotelli 7,5. No, in realtà ha messo 7, però 7. Vuoi aggiungere un 7,5? Guarda le e 7. Bello. E 7 adesso. Vediamo le pagelle lì per vedere di te. 7 Balotelli. 7 Balotelli. Poli. Poli gli ho dato 6 e 7 veramente è Sharawi. Secondo me i tre attaccanti questa sera sono stati perfetti. Tra l'altro Stefano e Sharawi ha proprio sta ha parlato dopo il cerniamo Allegri. Allegri gli do un 6,5. Ah, non hai detto 6, Sì, ma non aggiungo un filino. È questo che non capisco, questa disparità tra il 7, addirittura gli volevi dare 7,5 a Balotelli, poi gli dai 6,5 ad Allegri. Perché? Allora vuol dire che non hai fiducia in questo allenatore. Ma se la squadra vince 3-0, tu dici diamogli un voto in più, allora gli devi dare 8 allora, anche a Allegri. Allora, senti, non gli devi dare 8 anche possiamo Allegri. Fare più allora, no, non voglio fare polemica, però io domenica non do tutte le colpe all'allenatore, ma lo do le colpe a chi gioca. Condivido. E oggi io do i meriti a chi gioca e non all'allenatore. E poi sono loro che vanno poi in campo. Fulvio, secondo ma me tu sei stato un grande cosa. Giocatore. Vabbè, ma allora stai sminuendo il ruolo dell'allenatore, facciamo perché. Allora non mettiamo in panchina... Ma certo, ma quando vanno in campo cosa fa l'allenatore, scusa? Cosa fa? Sì, ho capito. Ah, perché Nero Rocco, l'allenatore che ti allenava te, non ma Nero Rocco quando andava in panchina non vedeva niente, dai. No, questa storia. Ma durante la settimana, anche la settimana tu prepari la gara. Ma Fulvio Collovati, lui lo sa che deve marcare il centroavanti in un certo modo. Non lo senti neanche più te in panchina l'allenatore. Però Giovanni, scusa, c'è un piccolo particolare. Chiudi, Besana. No, c'è un piccolo particolare che l'uomo sulla graticola questa sera. Era Allegri. Era Allegri. Quello che gli devi dare per onestà, se dopo Verona, abbiamo detto tutti, va come stressato. Rischia, sta perdendo perfino i capelli, scusa Allegri. Guardate che poverino è già sotto tiro. Adesso dobbiamo, visto che la partita l'hanno vinta i suoi giocatori, dobbiamo comunque esaltarlo. Allora, Allegri, 7. Ha ragione Fulvio che ha dettato il titolo, salva se stesso e la squadra. Se vinci 3-0 in una partita così, allora, se non gli dai 7,5-8 in una partita, poi Allegri è criticato, ma sta guidando un Milan che gli è stato smantellato l'anno scorso. Va bene, dobbiamo andare. Nessuno è obbligato a rimanere, lui ha fatto di tutto per rimanere. Dobbiamo andare in pubblicità, ci vediamo tra qualche istante, tra poco partiremo con le vostre chiamate, proveremo anche a collegarci con San Siro, poi tanto calciomercato Milan, le parole di Allegri, a tra poco. Gira e rigira in Calabria ci vuole un attimo per immergersi nei colori e nella cultura del Mediterraneo. Questi bronzi di Riace mi fanno proprio girare la testa. Gira e rigira c'è sempre un buon motivo per vivere la Calabria. Interrompiamo i programmi per darvi una buona notizia. Alice? Scusate, volevamo darvi una buona notizia, ma a quanto pare più che buona. È buonissima. Provali anche tu. My dog. My cat. My girl. My family. My world. Mi piace pensare in grande.
mi piace MyBet. MyBet.it. Passione italiana, affidabilità tedesca. Gira e rigira in Calabria ci vuole un attimo per passare dalle coste sabbiose e frastagliate al suggestivo entroterra. Godersi le sue montagne anche in inverno, farsi rapire dai sapori forti, immergersi nei colori e nella cultura del Mediterraneo. Questi bronzi di Riace mi fanno proprio girare la testa. Gira e rigira, c'è sempre un buon motivo per vivere la Calabria. Volevamo darvi una buona notizia, ma più che buona, è buonissima. Maggiori, mamma che buoni! Provali anche tu. Situato a pochi minuti dal centro di Legnano e a 30 minuti dal centro di Milano, il Palace Hotel Legnano è la struttura ideale per soddisfare i bisogni di chi viaggia. 127 camere dotate di tutti i comfort per sentirsi come a casa. Dal piccolo meeting al grande evento, lo staff del Palace Hotel Legnano e del ristorante Alexander saranno pronti a soddisfare tutte le vostre esigenze. Il nostro obiettivo è quello di prenderci cura dell'ospite. All'interno del Palace Hotel Legnano, il centro benessere La Cascata, un gioco di colori ed emozioni per rendere unico il vostro soggiorno. Gira e rigira in Calabria ci vuole un attimo per passare dalle coste sabbiose e frastagliate al suggestivo entroterra. Godersi le sue montagne anche in inverno, farsi rapire dai sapori forti, immergersi nei colori e nella cultura del Mediterraneo. Questi bronzi di Riace mi fanno proprio girare la testa. Gira e rigira, c'è sempre un buon motivo per vivere la Calabria. Rientriamo in diretta, dichiarazioni clamorose a San Siro, subito da Nicola Balzani, sì. Perché Allegri ha parlato poco fa ai colleghi di Mediaset Premium. Sì, dai. Dichiarazioni che veramente sorprendono. Allegri dice: sono contento di quello che hanno fatto i ragazzi, sì. Ma sono polemico perché leggo e sento delle cose che, e poi no, qui non viene messa l'espressione che ha utilizzato, dentro c'è un bel clima, quale fuori sarebbe, invece, scusa, qui non viene indicato. Sì, ma la frase incriminata qual è? È fuori qualcuno pontifica, scrive quello che dovrei fare, bene, facciano i risultati che ho fatto io e poi ne riparliamo. Stasera non parlo della partita, domani magari mi dimetto. Domani capito, magari però, ecco, mi dimetto. Dichiarazioni scusami. Bomba da parte di Massimiliano Allegri, con calma. Tra poco ci ricollegheremo con San Siro, magari ricontatteremo anche Sergio Stanco. Intanto noi proviamo a collegarci all'esterno da San Siro con Fulvio. Carlo Tagliagambe, Gabriele Cantelle, vediamo se il collegamento funziona. Vediamo, via Skype. Skype è un esperimento. Vabbè. Ragazzi, buonasera. Poi li vediamo. Ciao Stefano, mi sentite? Sì, ti sentiamo. Vai. Carlo. Perfetto, siamo qui con Nicola, un tifoso rossonero. Volevamo chiedergli le prime sensazioni dopo questo passaggio del turno. Ma una partita importante che andava vinta assolutamente, non solo per discorsi budgetari, ma anche proprio per morale, fiducia. Adesso speriamo che la dirigente insomma intervenga. Va bene Matri, quello che volete, l'importante secondo me è comunque la difesa, perché anche stasera ha un po' ballato. La curva ha bocciato l'acquisto di Matri, sei d'accordo? Secondo me quello che ho fatto nel mercato d'agosto è questo, o ci si muoveva a giugno, adesso ad agosto, insomma questo è quello che c'è sul mercato, dunque secondo me l'importante è prendere un bel centrale, vedi Astori, perché stasera se non c'era Super Abbiati la vedevo dura. Ultima domanda, per quanto riguarda Allegri, giusto di confermarlo? Ma sì, ma gli allenatori vanno cambiati a fine stagione, cambiarli in corsa non serve a niente. Perfetto, grazie Nicola. Grazie Carlo, mi senti Carlo? No, va bene, cerchiamo di ripristinare dopo il collegamento, ma in questo momento è fondamentale. Poi, aspetta, scusa Stefano, ci sono, emergono altre cose delle dichiarazioni di Allegri. Vai, la priorità avrebbe, adesso è Allegri. Dai, sì, avrebbe Nicola. Detto, passerò la notte, domani mi dimetto, visto che ho chiuso l'annata. Questa sera sono polemico, lo ha detto domani mi dimetto, ha detto Allegri. Allora, io non ero a San Siro, io cerco di esprimere la mia opinione. Io ti dico, quando devi fare dei nomi e dei cognomi.
quando hai detto Fulvio, le prime dichiarazioni, le dichiarazioni detto, qualcuno ha scritto qualcuno qua Fulvio, no, fai Fulvio, nomi e cognomi. Fulvio, oggi su un giornale, ma non puoi sempre accusare, però possiamo dire una cosa, oggi su un noto giornale sportivo rosa c'era scritto, c'era un titolo: Allegri si gioca tutto della serie. Vabbè, se domani, è un'offesa, allora, Fulvio, però Fulvio è sempre sotto pressione, dai, allena un Milan non all'altezza del Milan ed è sempre sotto pressione, dai. Però Gian, bisogna dire le cose. Se cade una tegola dal tetto, io faccio il cronista, dico è caduta una tegola dal tetto, ne cade una seconda, è caduta, banale esempio, è caduta una seconda tegola, allora io prendo nota, atto della realtà. Cioè, i giornalisti, non sono qui per difendere la categoria, hanno preso atto che il Milan doveva assolutamente vincere una partita che valeva 30 milioni sul mercato, B, che il Milan veniva da due prestazioni in colori, in particolare quella di Verona. Allora, il giornalista, il buon giornalista, il buon cronista soprattutto, prende atto di questo, sì, e il titolo è conseguente. Una partita sola non può, però, non, ma non due, può, ma una partita sola. Giovanni, ma non può Allegri prendersela con chi racconta la realtà? Non era un auspicio quello della Rosea, ammesso che ci fosse. Ma di Benitez aspetta, però bisogna essere onesti e dire che Allegri è sotto processo, tra virgolette, non da questa sera. Lo scorso anno in Milan, allora, però mettete nei panni di Allegri, arrivi terzo in campionato, passi un post campionato prima del 2 di giugno sempre sotto pressione, ma lo cacciano, non lo cacciano, non sono i giornali, sono i giornali, non sono i giornali, è il presidente che lo mette sotto. Allora state parlando tutti insieme una alla volta, veramente cerchiamo di fare un po' di ordine, anche perché dobbiamo cercare di recuperare alcune dichiarazioni. Allegri non si è ancora a Sky, solo a Mediaset per ora. Allegri ad un'ora dalla fine della partita non si sa se andrà non ora si sta parlando con Galliani, sta ancora parlando con Galliani, attenzione perché potrebbe essere l'ultima notte di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan. Allegri non si è ancora presentato a Sky, cerchiamo di fare ordine, andiamo subito a San Siro all'esterno perché c'è ancora Carlo Tagliagambe, dai, due tifosi, Carlo. Ma loro fuori, Carlo? Sì, adesso cerchiamo di intervistare qualcuno, come ti chiami? Mario, c'è qui Mario, lo sai che Allegri sta pensando di dimettersi, ha appena dichiarato in conferenza stampa, anzi non è ancora andato in conferenza stampa, ma ha dichiarato di essere, che potrebbe essere la sua ultima partita come allenatore del Milan, cosa ne pensi? Penso che gli ha messo troppo pressioni dall'alto, non gli fa fare il proprio lavoro e se uno poi ottiene i risultati, se era giusto esonerarlo, secondo me l'anno che abbiamo perso lo scudetto con Ibra e Thiago. Gli ultimi due anni non gli possiamo dire nulla, cioè la scorsa stagione e quest'anno qua abbiamo perso a Verona, però l'hanno concentrati su questa partita. Non lo so se la società fa bene, anche perché adesso ha lavorato tutta l'estate con una squadra, la dà in mano un altro allenatore che non conosce i giocatori, non ci ha lavorato insieme, non sa, ad esempio i due che abbiamo promosso dalla primavera alla prima squadra, Allegri li ha visti allenare, dà l'occasione a Petagna di entrare in campo, il nuovo allenatore, cioè non l'ha visto allenare, non sa questo ragazzo come si potrà comportare, secondo me è un errore. Quindi andrebbe tenuto. Cosa ti aspetti dal mercato? Io spero un bel difensore, perché da quello che ho visto in queste partite. Grazie a collegamento San Siro. Allora, in questo momento Allegri è interessante l'opinione dei tifosi. In questo momento Allegri sta parlando con Adriano Galliani e Barbara Berlusconi a colloquio prima di iniziare la conferenza stampa a San Siro e la conferenza stampa all'intervista con i colleghi di Sky. Io credo stiano stemperando i toni, io credo che Barbara e Galliani stiano cercando di calmare Allegri che è ancora sotto shock dopo la partita. La tensione è stata tale che anche la vittoria non ha chiuso le sue emozioni. Secondo quanto riportato dai colleghi di Mediaset, la dichiarazione è questa di Allegri: domani mattina rassegnerò le dimissioni, quindi non c'è un senza magari, un forse. Stefano. Queste sono le frasi perché che viene riportata. Prima c'era un magari. Questa è una dichiarazione. Diventa, magari se domani ragazzi, se mi fate parlare, vi dico ragione, quello che ha detto. Domani mattina rassegnerò le dimissioni. Questa è la dichiarazione da parte di Massimiliano Allegri, riportata dall'ufficio stampa di Sport Mediaset. Domani mattina rassegnerò le dimissioni. No, Nicola, mi spieghi un attimino Sky il clima che si sta vivendo? Cioè, Allegri non si è presentato, cosa stanno facendo? Tieni l'auricolare, allora, non devi parlare diciamo in diretta. Diciamo una cosa, aspetta, stanno raccontando adesso
Va bene, andiamo, ci andiamo dopo. È solo una provocazione quella di Allegri, Besana. Io pensavo di sì, perché io guardando il nostro titolo, domani magari mi dimetto, sai, sembra la battuta di un allenatore, sì, che quel magari lì che criticatissimo, ha vinto comunque una grande partita, sì, e vabbè, dice però... ai giornalisti, e magari domani mi dimetto. Sì. Però attenzione, sembra una sciocchezza, non è un problema semantico. Se tu togli il magari e dici domani mattina mi dimetto, è un altro conto. Allora questa è una notizia bomba. Ma la nostra prima, ma scusa un attimo, io lo chiedo a Giovanni, che ne ha visto di tutti i colori, ha giocato 20 anni a calcio tra Milan, Sampdoria e tutto. Allora, ci vuole rispetto, ho letto, lo possiamo, sì, rileggere? Sì, sì. Stefano, allora, eccolo qua. Polemico, premio un calcio, sono arrabbiato, magari mi dimetto, ci vuole rispetto. Magari, ma prima della partita contro adesso vi apro il virgolettato. Quali sono le critiche che ha ricevuto Allegri? Neanche una. No, sono le critiche ricevute per la partita di domenica, le ha ricevute Ciarravi, allora, le ha ricevute Bontolini, un aggiornamento, le ha ricevute tutto il Milan. Balzani, un aggiornamento, perché lo stanno aspettando a Sky. Si dice che adesso lui sia a colloquio con Galliani, abbia parlato anche con Berlusconi. Con Berlusconi? Sembra che voglia chiedere almeno delle certezze sul mercato. Ah, vabbè, l'ho detto, sentiamo, dai. Sentiamo, no, allora, io credo che in questo momento... Questa è la versione che viene riportata. Io credo che in questo momento qua, se lui chiede delle certezze adesso, in questo momento qua, è fuori luogo. Ma se ne parlerà domani mattino. Il problema di Allegri in questo caso qui, che adesso naturalmente può anche esprimere il suo disappunto nei confronti di chi lo ha attaccato, però è altrettanto vero che se io faccio il giornalista e vedo giocare il Milan sabato, non posso che criticarlo. Dunque queste sono cose normali che nel calcio succedono sempre. Se poi lui magari ce l'ha con qualcuno che in maniera accanita ha detto delle cose magari non giuste, io questo però non lo c'è so. Da dire una cosa. Però scusa tanto, se io vedo giocare il Milan sabato, sì, e sono in poltrona, dico, mi sali su la televisione, va bene, chiudo la televisione. Però aspetta Giovanni, c'è da dire una cosa. Allora, Allegri in tre anni, questo inizia la quarta stagione. Siamo all'attualità, è la prima volta che sbrocca da quando è al Milan, perché non è la prima volta che viene criticato. Questa volta forse è veramente andato giù pesantemente dicendo basta, mi sono stancato. Ma ci vuole rispetto. Chi è che gli è mancato di Fulvio, rispetto? È quello che non riesco a capire. Allora, glielo dica. Smantellato un Milan. Ha ottenuto quelli sono che problemi voleva. Tra lui, aspetta, e la società. Allora, lo scorso anno chi gli è stato comprato a parte Balotelli a gennaio? Ma tu stai parlando è stato rinforzato il Milan. Allora è la società che gli è mancata. Secondo il tuo ragionamento è la società. Certo, mi sai seguire. Secondo il tuo ragionamento è la società che gli è mancata di rispetto. Sì, secondo me sì. Io l'ho sempre detto. Io l'ho sempre difeso Allegri. Prenda con i giornalisti, questo sarebbe quantomeno puerile. È una reazione di un uomo scioccato, stressato, che ha vinto la sua grande battaglia, invece di gioirne, dice: avete visto che ho vinto e mi avete criticato. Vorrei ricordare che il primo critico del Milan di Verona, il critico più feroce, è stato lo stesso Allegri, che ha detto: non voglio più vedere un Milan con questa mentalità, non dobbiamo più commettere presuntuoso. Quindi il più feroce, ripeto, accanito critico del Milan è stato lo stesso Allegri. Va bene, dobbiamo andare in pubblicità, tra poco le ultimissime da San Siro con il virgolettato di Allegri, e vedremo che cosa succederà sul fronte della panchina del Milan. A tra poco. Metallo? Frisk Metal Box, compresse 5 volte grandi, 5 volte fresche. Brrr. Frisk Metal Box, freschezza fuori controllo! Gira e rigira in Calabria ci vuole un attimo per passare dalle coste sabbiose e frastagliate al suggestivo entroterra. Godersi le sue montagne anche in inverno, farsi rapire dai sapori forti, immergersi nei colori e nella cultura del Mediterraneo. Questi bronzi di Riace mi fanno proprio girare la testa. Gira e rigira, c'è sempre un buon motivo per vivere la Calabria. Interrompiamo i programmi per darvi una buona notizia. Alice? Scusate, volevamo darvi una buona notizia, ma a quanto pare più che buona. È buonissima. Ancora, ma... Provali anche tu. Situato a pochi minuti dal centro di Legnano e a 30 minuti dal centro di Milano, il Palace Hotel Legnano è la struttura ideale per soddisfare i bisogni di chi viaggia. 127 camere dotate di tutti i comfort,
per sentirsi come a casa. Dal piccolo meeting al grande evento, lo staff del Palace Hotel Legnano e del ristorante Alexander saranno pronti a soddisfare tutte le vostre esigenze. Il nostro obiettivo è quello di prenderci cura dell'ospite. All'interno del Palace Hotel Legnano, il centro benessere La Cascata, un gioco di colori ed emozioni per rendere unico il vostro soggiorno. Gira e rigira in Calabria ci vuole un attimo per immergersi nei colori e nella cultura del Mediterraneo. Questi bronzi di Riace mi fanno proprio girare la testa. Gira e rigira, c'è sempre un buon motivo per vivere la Calabria. Volevamo darvi una buona notizia, ma più che buona, è buonissima. Mangioni, mamma che buoni! Provali anche tu. My dog. My cat. My girl, my family, my world. Mi piace pensare in grande. My style, my bet. mybet.it. Passione italiana, affidabilità tedesca. Gira e rigira in Calabria ci vuole un attimo per immergersi nei colori e nella cultura del Mediterraneo. Questi bronzi di Riace mi fanno proprio girare la testa. Gira e rigira, c'è sempre un buon motivo per vivere la Calabria. Interrompiamo i programmi per darvi una buona notizia. Alice, scusate, volevamo darvi una buona notizia, ma a quanto pare, più che buona, è buonissima. Mangioni, mamma che buoni! Provali anche tu. Rieccoci, in questo momento Allegri sta parlando ai colleghi di Sky, andiamo subito a Nicola Balzani che sta ascoltando le parole del tecnico del Milan. Sì, allora ha smentito la storia delle dimissioni, ha detto che era una battuta, però ha anche sottolineato il fatto che lui ha fatto queste dichiarazioni perché siccome viene criticato costantemente anche se perde un amichevole da quando è sulla panchina del Milan, è tra virgolette autorizzato a dire quello che pensa, a essere polemico. E soprattutto lui con la stampa e ha fatto riferimento anche al fatto che lui non vuole sentire polemiche da chi chi non allena, cioè? Nei confronti di chi allena, cioè nei suoi confronti, cioè, della serie. Io vivo da chi aveva allenato prima. Allora se c'è un riferimento preciso, probabilmente non lo sapevo. Cioè lui non vuole ricevere lezioni. Lui non vuole ricevere lezioni da chi non allena più. E addirittura Lodetti si minacciano le dimissioni. Cioè Arrigo Sacchi critica Allegri, Allegri si presenta a Mediaset e dice mi dimetto. Mi sembra un po' grosso, una cosa un pochino strana. Io però voglio che in qualche occasione siano un pochino più precisi. Voglio dire, se c'è qualcuno che ti attacca, giusto, tu gli devi dire, bravo, l'ho detto, per cortesia, tu non devi dire questo perché non è così, tu conosci bene l'ambiente, sai com'è, se tu vinci una partita sei esaltato, se a un certo momento la perdi ti danno addosso. Però deve dire anche lui chi effettivamente è stato, se no noi che non conosciamo, mica tutti leggono quattro giornali al giorno. Però noi ci ricolleghiamo con San Siro, sempre via Skype, perché i nostri inviati di Calcissimo, Carlo Tagliagambe e l'altro Gabriele Cantella, hanno il nome del possibile sostituto addirittura di Allegri sulla panchina del Milan, è così? Sì, Stefano, ciao, siamo qui con Luca, tifoso rossonero di Viterbo, che ci ha rivelato uno scoop interessante che ha raccolto oggi a Milanello. Luca, che è successo? Sì, stamattina mentre eravamo a Milanello è uscito dal centro sportivo Mino Raiola, con all'interno aveva Marco Van Bommel. All'interno della macchina? All'interno della macchina, sì. E niente, li abbiamo fermati per fare degli autografi, delle foto, e abbiamo detto a Raiola che secondo noi sarebbe stato il futuro allenatore del Milan, a prescindere dal risultato di questa sera, e pensiamo noi che possa essere così. Effettivamente tutti gli indizi fanno pensare a questo, se davvero Allegri dovesse mettersi. Quindi Luca ha fatto un ottimo scoop analistico, possiamo dire. Beh, io lo spero anche, sinceramente, quindi io penso che sia così, poi vediamo. Ma ha le foto questo tifoso? Sì, abbiamo una foto, proviamo a farla vedere attraverso il suo iPhone. Non so se riuscite a vedere. Beh, ragazzi, non so
veramente, Raiola, è lui, ragazzi, è lui, veramente è complimenti, lui. Abbiamo piccoli giornalisti crescono, come sì, si suol dire, davvero complimenti. Come si chiama il tifoso, Carlo? Questo tifoso si chiama Luca di Viterbo. Luca, ti ringraziamo perché sei stato il nostro inviato questa sera. Bravo. Insieme a Carlo ci avete dato davvero uno scoop davvero molto interessante. Noi cercheremo di capire se davvero Allegri confermerà le proprie dimissioni. Carlo, ci collegheremo con te a breve. Ti ringraziamo. Quando volete. Grazie. Grazie a voi. Ha parlato Galliani, ha detto solo una battuta di spirito sulle dichiarazioni di Allegri. Poco spiritoso. Mm. Allora, ma secondo, faccio una domanda a Giovanni. Vai. A Giovanni e ai due esperti in studio, secondo voi come l'ha presa Berlusconi questa dichiarazione di Allegri? Questa è bella. Ma io credo che Berlusconi non prenda niente di buono di Allegri, perché forse non l'ha mai voluto. Ogni momento insomma viene effettivamente, non dico criticato, però se esce un giocatore che vuole fare l'allenatore, ne esce un altro, credo che effettivamente lui non lavori molto tranquillamente. Vero. Poi se dopo la situazione evolve, nel senso che fai i risultati, allora devi naturalmente sospendere ogni tuo giudizio e va bene così. Il momento in cui tu non lo fai, è evidente che tutto quello che è stato detto l'anno scorso viene ripetuto quest'anno. Dunque lo sappiamo benissimo che non ci sono, anche se vengono smorzate queste cose qui, i rapporti sono questi. Sono Pisano. Io temo che questa uscita, per me infelice, uscita a vuoto di Allegri, in un momento che doveva essere di euforia, o quantomeno di soddisfazione, credo che non passerà inosservata in casa, nella casa reale, perché queste sono uscite, che non vengono Giancarlo perdonate. Secondo te Berlusconi non l'accetta? Perché è una caduta di stile. Sono d'accordo con perché te. Perché è improvvida e intempestiva. Allora, come quanto ci improvvida tiene Berlusconi ai rapporti con la stampa? Quanto tanto. Ha costruito la sua immagine. Ma infatti, e tu vai contro la stampa, no, ma ti però, rendi però, conto? Tempo però, che poi su che cosa? Cos'è che ha detto però la stampa? C'è da dire anche una partita. Però secondo me c'è da dire anche una cosa. Per Allegri è una partita decisiva. Da dentro fuori. Lo è per il Milan. Hanno scritto, No, allora, lo è per Allegri, oggi ce l'ha scritto, si gioca tutto, quando dice Allegri si gioca tutto vuol dire che o dentro o fuori, o sulla panchina del Milan o fuori dalla panchina del Milan. Anche per il futuro del Milan, già pronti via, perché se il Milan stasera fosse uscito dalla Champions, oltre ad Allegri il danno sarebbe stato soprattutto per economico, per la società, quindi l'uno e l'altro. Allora, o tutti i giornalisti sono impazziti, va bene. Tutti hanno trattato lo stesso tema. La prima chiamata in diretta di questa sera, spazio anche ai telespettatori, Angelo da Trezzano, buonasera. Buonasera. La sua domanda. Buonasera. Per me prima di tutto è un onore, visto che vi seguo dal 2009, da ben 5 anni, poter parlare con voi in diretta. Grazie. Anche se spesso volte vi stuzzico con i miei sms, ma io scherzo. Grazie. Ci dica tutto. Ed è un grandissimo onore poter parlare con Giovanni Lodetti, che mi fece diventare milanista nel 68 a Manchester. Bravo Angelo. Violini. E il mio amico Fulvio, che nell'82 mi diede la più grande gioia della mia vita, tant'è vero che la figlia argentina ancora non l'abbiamo più battuti. Grazie. Per quanto riguarda il Milan, ragazzi, vi chiamo ragazzi, ho 52 anni, il problema è la società, non è Allegri, non sono i ragazzi. I ragazzi vanno in campo già carichi di pressioni, perché io consiglio, ho la mia opinione personale, ve la esprimo. Per me il Milan non esiste più dal 2006, da quando ho visto Shevchenko partire e vedere che Silvio Berlusconi vendeva i big per i suoi problemi. Non mi interessa, io non voglio parlare a livello politico, voglio esclusivamente parlare a livello sportivo. Il Milan ha visto partire tutti i suoi più grandi campioni e anche quest'anno abbiamo patito noi milanisti per Shaarawy e per Bescilio. Io chiedo scusa a Balzani se in un sms lo chiamai interista, sono io, quindi ti do diritto ampiamente di replica, però certo. Caro Nicola, noi milanisti dal 2009, da dopo Kakà, non stiamo più andando a Meazza, stiamo contestando pacificamente. Sono stato per 20 anni delegato all'Associazione Italiana Milan Club,
esattamente, noi non stiamo più andando a San Siro. O è un tifoso di Berlusconi, certo. Ritorna a essere grazie. Berlusconi, grazie e, Angelo. O altrimenti andremo avanti così. Vi ringrazio per i tempi. Grazie, grazie, grazie ad Angelo. Angelo. Naturalmente dovremo dare spazio a tutte le chiamate che arriveranno questa sera nel corso di questa diretta. Altre notizie da San Siro, Nicola? No, non ha, per adesso, dopo le parole di Allegri, non c'è più stato. Non ci sono altre dichiarazioni da segnalare. Fondamentalmente, che cosa è successo? Allegri, come vedete dal titolo di Milan News, polemico ai microfoni di Premium Calcio, dice, ha detto: sono arrabbiato, magari mi dimetto, ci vuole rispetto. Adriano Galliani si è presentato davanti ai microfoni di Sky. Intanto nel riquadro che vedete in alto sono i nostri inviati davanti a San Siro che ci stanno facendo vedere anche com'è l'atmosfera fuori, magari tra poco ci ricollegheremo con loro. Galliani si presenta davanti ai cronisti e dice: attenzione, quella una di Allegri battuta. Era soltanto una battuta. Allegri si presenta davanti ai colleghi di Sky e conferma: era solo una battuta, domani testa il Cagliari, prepareremo la partita di domenica. Potrebbe essere anche un messaggio a Silvio Berlusconi in quel quarto d'ora lì in cui si è parlato di possibili dimissioni, di accontentarlo, l'ho detto, sul mercato, come lo vediamo anche con gli obiettivi che abbiamo messo noi in grafico. Ma sicuramente qualcosa faranno, perché si è proprio detto che questa qualificazione porterà sicuramente delle novità. Però vorrei dire anche un'altra cosa, io vorrei che domani non ci fosse un attacco ad Allegri anche da parte della stampa, sta perché per Allegri effettivamente ha detto la sua, però non vorrei che ci fosse questa ripicca anche dall'altra parte, che ci siano queste polemiche che continuano. Scusa, io credo che Allegri ha esposto il suo parere. Sì. Balzani. C'è una dichiarazione anche di Galliani sul mercato a Premium, adesso sta andando a Sky. Sono d'accordo con Max, serve una punta, abbiamo un obiettivo. Serve una punta. Allora prendevano matto. Galliani ribadisce. Ora sta per parlare con Sky. Allora, però, abbiamo un telespettatore da casa, Giancarlo da Milano. Buonasera. Giancarlo? Giancarlo? C'è uno? Non c'è. Senti, dunque, l'ho detto, carissimo amico dell'Iris. Sì. La sentiamo volevo molto lontano. Volevo fare due appunti, se era possibile. Sì, in 20 secondi. Il primo che riguarda, naturalmente, quella bella prova del Milan. E, suggerirei, se vuoi sentire il parere anche di Giovanni, visto il patrimonio che è il nostro, dunque, Balotelli, di farlo giocare il meno possibile per preservarlo nelle partite in trasferta e farlo giocare invece dunque in casa e in nazionale. Va bene. La seconda cosa che volevo dire è questo: del Milan che vista ferma mi è piaciuto molto, però bisognerebbe suggerire all'allenatore che le rimesse, quando la squadra è pressata, soprattutto il Nexus, che è un grande difensore, però molto facilmente viene buttata la palla sulla mediana, sul giocatore avversario. Chiarissimo, grazie. Allora, tra poco ci dobbiamo ricollegare con San Siro, sta parlando Adriano Galliani e chiuderemo con tanto calciomercato. Ci vediamo tra poco, continuate a chiamarci. Gira e rigira in Calabria ci vuole un attimo per immergersi nei colori e nella cultura del Mediterraneo. Questi bronzi di Riace mi fanno proprio girare la testa. Gira e rigira, c'è sempre un buon motivo per vivere la Calabria. Interrompiamo i programmi per darvi una buona notizia. Alice? Scusate, volevamo darvi una buona notizia, ma a quanto pare più che buona. È buonissima. Provali anche tu. My car, my lion, my man, my house, my job, my style. Pensare alla grande. My style, my bet. Mybet.it. Passione italiana, affidabilità tedesca. Gira e rigira in Calabria ci vuole un attimo per passare dalle coste sabbiose e frastagliate al suggestivo entroterra. Godersi le sue montagne anche in inverno, farsi rapire dai sapori forti, immergersi nei colori e nella cultura del Mediterraneo. Questi bronzi di Riace mi fanno proprio girare la testa.
Gira Rigira c'è sempre un buon motivo per vivere la Calabria. Volevamo darvi una buona notizia, ma più che buona, è buonissima. Maggiori, mamma che buoni! Provali anche tu. Situato a pochi minuti dal centro di Legnano e a 30 minuti dal centro di Milano, il Palace Hotel Legnano è la struttura ideale per soddisfare i bisogni di chi viaggia. 127 camere dotate di tutti i comfort per sentirsi come a casa. Dal piccolo meeting al grande evento, lo staff del Palace Hotel Legnano e del ristorante Alexander saranno pronti a soddisfare tutte le vostre esigenze. Il nostro obiettivo è quello di prenderci cura dell'ospite. All'interno del Palace Hotel Legnano, il centro benessere La Cascata. Un gioco di colori ed emozioni per rendere unico il vostro soggiorno. Gira e rigira in Calabria ci vuole un attimo per immergersi nei colori e nella cultura del Mediterraneo. Questi bronzi di Riace mi fanno proprio girare la testa. Gira e rigira c'è sempre un buon motivo per vivere la Calabria. Volevamo darvi una buona notizia, ma più che buona, è buonissima. Maggiori, mamma che buoni! Provali anche tu. Gira e rigira in Calabria ci vuole un attimo per passare dalle coste sabbiose e frastagliate al suggestivo entroterra. Godersi le sue montagne anche in inverno, farsi rapire dai sapori forti, immergersi nei colori e nella cultura del Mediterraneo. Questi bronzi di Riace mi fanno proprio girare la testa. Gira e rigira c'è sempre un buon motivo per vivere la Calabria. Va bene, rieccoci in diretta, vi riproponiamo le dichiarazioni anche da parte di Adriano Gagliani ai colleghi di Premium Calcio e di Sky. In nessun caso Allegri, gli striscioni non fanno il mercato, il mister vuole solo una prima punta. Dichiarazione invece di El Shaarawy, che ai colleghi di Milan Channel ha detto: là davanti siamo a posto così. Balzani. Sta parlando Gagliani a Sky, sì. Ha specificato le dichiarazioni di Allegri dicendo che si trattava soltanto di una battuta, era teso, sentiva particolarmente la gara. Sta parlando di mercato, ha detto: in difesa siamo a posto. In difesa siamo a posto così. Così con Silvestre Bonera che rientra, domani mattina prima punta. Domani mattina guarderemo la per la prima punta. Allora, tra poco ci dirai anche se fai il nome di questa prima punta. Subito altro. Collegamento da San Siro, Gabriele Cantella. Ciao Stefano, siamo qui con Luca, tifoso rossonero. Allora, ti aspettavi questa vittoria così tonda del Milan? Ovvio, io sono venuto qua, ci credevo un sacco, vengo dalla provincia di Mantova e quindi io ci credevo tutta la vita. Sì. Ma ti aspettavi in particolare Boateng così in palla, addirittura doppietta? No, non me lo aspettavo, però sinceramente avevamo bisogno di lui e lui ci ha dato risposta. E cosa ne pensi di questo Allegri che potrebbe dimettersi? Secondo me non dovrebbe, cioè alla fine anche l'anno scorso ci ha salvato mandandoci al terzo posto in preliminare, quindi secondo me io un po' mi fido. Il nome di Van Bommel ti convince come possibile sostituto? No, cioè nel senso Van Bommel non lo so, non saprei. Va benissimo, ringraziamo Luca. Gabriele, magari ai tifosi più tardi commentiamo in presa diretta anche le dichiarazioni di Gagliani che poco fa ha detto: siamo a posto così in difesa, vogliamo prendere una punta. Tra poco ci ricollegheremo. Che punta vogliono i tifosi? Con te. Allora, chiedete che punta vogliono, Stefano, i tifosi. D'accordo. Okay. A tra poco. Quando ti vedo collegato con un tifoso ti daremo subito la linea. Gagliani, una dichiarazione importante di Gagliani che dice: domani mattina ci sarà il contatto con la Juventus per Alessandro Matri. Certo. Titolo, lo aggiorniamo 10. Subito nel titolo. Il Milan vuole Matri, allora. Richiesta 12, offerta 10, a 11 si potrebbe chiudere. Allora, Gagliani, due punti, vogliamo Matri. Sì, allora, mettiamolo, vogliamo Matri. Mi dovete spiegare, Adriano è bravissimo ad andare controcorrente quando vuole e non ha timori. Ha detto chiaro e tondo: non è la curva che fa il mercato con gli striscioni, il mercato lo facciamo noi. Però a questo punto si determinerà un conflitto, uno scontro, che prevedo anche duro, fra la posizione dei tifosi e quello ufficiale di Gagliani. Comunque Giancarlo, la curva dice no Matri e lui viene qui e contro anche Giovanni Lodetti, allora, che non vuole Matri. Allora Giancarlo, lo scontro c'è. Lo scontro c'è,
Ma domenica, se giochiamo in casa con il Cagliari e vinci, la domenica successiva tu hai Matri e vinci la partita, tutte le polemiche si quietano. No, però devi vincere. È quello no, che però Giovanni, perdona, ad esempio, fuori ad esempio non allora una cosa scusate, sì. Galliani ha confermato che Matri è una richiesta di Allegri. Comunque Matri Allegri gli ha detto chiaramente Allegri. Gli serve una prima punta e la prima punta che lui predilige, avendola avuta, sì, arriviamo, ecco. Dobbiamo tornare a San Siro, scusami Giovanni. Abbiamo dei tifosi del Milan in collegamento in diretta con noi per sentire anche cosa ne pensano delle dichiarazioni di Galliani. Il Milan vuole Alessandro Matri. Gabriele. Ciao Stefano, siamo qui con Paolo, tifoso rossonero. Chiediamo a lui cosa ne pensa delle dichiarazioni di Adriano Galliani, che ha detto: in difesa siamo a posto così, ma cerchiamo un attaccante. Matri, ti convince il nome di Matri? Matri no, assolutamente, assolutamente no. Bisogna rinforzare la difesa. Come mai non ti convince Matri? Preferiresti qualcun altro in attacco oppure proprio vuoi un attaccante? Io punterei su un attaccante giovane che ha voglia di correre e fare tanti gol. Un nome? Io direi di pescare in Sud America. Vabbè. Grazie Gabriele. Se riusciamo a ripescarne un altro di tifoso, magari ci ricolleghiamo con te, Gabriele. Giovanni. Ha smercato Honda, domani non ci sarà contatto col CSK, è più probabile a gennaio che in questa sessione. Ma prendono Matri, dai, c'è già dichiarato. Quindi prendono Matri, addirittura Honda, Fulvio. Quindi va contravvenendo un po' a tutte le valutazioni degli esperti, ma anche dei tifosi, lo sentiamo. La pancia dei tifosi non vuole l'attaccante, ma dovendo scegliere vuole un difensore e un centrocampista. Giancarlo, intanto il centrocampista è arrivato, vediamo la scheda di questo ragazzo che è arrivato dalla Genoa, di questo ex Torino, Birsa, che non ha fatto una grande stagione nel Genoa lo scorso anno. Giovanni? No, io invece dico che la dichiarazione che sicuramente farà discutere domani è quella di Esharawi. Si è detto stiamo bene così. Che Esharawi dice ha chiuso la porta. Ha paura di non giocare. Stiamo bene così. Certo. In questo caso se tu il problema metti... perché se gioca Matri, io non penso che se vuole Matri, giocherà Matri con Balotelli dietro, non penso che poi giochi con Matri e Balotelli. Salta lui, gioca Balotelli, salta lui. Balotelli e Matri, magari Honda quando arriverà farà trequartista però. Comunque, non l'abbiamo detto, ha voluto specificare anche a proposito delle dichiarazioni di Allegri, un aspetto molto importante, le voci circa Davis Mangia. Si era parlato di questo nome e lui ha detto sì, Davis Mangia è un allenatore simpatico che stimiamo, eccetera, ma assolutamente Davis Mangia non è mai stato né in orbita Milan né abbiamo mai pensato a lui, perché noi ci teniamo stretti Massimiliano Allegri, ma sappiamo che Galliani e Allegri hanno un feeling particolare, perché Allegri è stato voluto da Galliani. Va bene, allora salutiamo i nostri inviati a San Siro, mi fanno segno che i tifosi non ce ne sono più. Gabriele Cantella e Carlo Tagliagambi, bravi. Li salutiamo, bravi davvero, complimenti, ottimo, state bene insieme tra l'altro. grazie molti, i tifosi vanno scemando, vi salutiamo da San Siro noi. Allora ecco, fatecelo vedere però San Siro alle vostre spalle, al di là dei vostri volti, per carità, è una bella immagine con la quale chiudiamo. Diamo e davvero complimenti, perché avete fatto davvero un lavoro straordinario questa sera. Grazie ai nostri inviati a San Siro. Grazie a voi. Carlo Tagliagambi e Gabriele Cantella. Eccoli qua, perfetto, li abbiamo salutati. Prima di chiudere il blocco dobbiamo andare a vedere anche le quote bettere, oltre che le fasce per quanto riguarda la Champions, visto che ormai a San Siro non ci sono più tifosi, sono finite anche le interviste del post partita. Le quote bettere, con una proposta che ci mandano gli amici di Better, un mix tra Europa League con le partite di domani sera, quindi vittoria della Spartak Mosca, la vittoria del Rubin Kazan, la vittoria del Thun contro il Partizan, la vittoria della Fiorentina che ha già vinto in casa contro gli svizzeri del Grasshopper e il pareggio tra l'Udinese e lo Slovan. La partita più interessante è Slovan-Udinese, perché l'Udinese ha perso in casa, per cui aspettiamoci quantomeno una reazione da parte dell'Udinese. Quel pareggio lì è una quota grassa, però non risolverebbe il problema dell'Udinese. No, non risolve il problema dell'Udinese. Però. Anche perché Guidolin ha parlato di impresa. Rimaniamo però in clima europeo, naturalmente su www.better.it e tutte le altre scommesse dei prossimi giorni. Rimaniamo in clima europeo, caro Fulvio, perché dobbiamo andare anche a vedere le fasce per quanto riguarda i gironi di Champions con le squadre in prima fascia. Andiamo a vedere.
Fascia 1, Bayern Monaco, Barcellona, Chelsea, Real Madrid, Manchester United, Porto, Benfica e Arsenal. Non manca nessuno. Beh, tipo, c'è il Porto, devi, forse Porto Benfica. Benfica e il Porto. Benfica e Porto. Le altre devi evitare tutte. Accendere una candela in chiesa. Io prendo subito l'Arsenal. Subito l'Arsenal, va bene. No, è meglio di no. Subito l'Arsenal. Io prendo l'Arsenal, tu prendi un'altra squadra. Fascia 2. No, no, meglio di no. Io prendo l'Arsenal. Come caschi, caschi. Fascia 2, andiamo a vedere la fascia 2. Atletico Madrid, Shakhtar Donetsk, Schalke 04, Marsiglia, CSKA Mosca, Paris Saint-Germain, Juventus e Milan. Dunque, Juve-Milan che non potranno pescare squadre di questo tipo. Ovviamente, pescheranno la 1, la 3. Auguriamoci Porto, Benfica o Arsenal, come dice. Esattamente, ma il Napoli potrebbe pescare una di queste squadre in fascia 2, ad eccezione delle due squadre italiane. Certo. Quale squadra evitare Napoli, delle non italiane? Il Napoli può pescare bene, dipende da Higuain come si tuffa. Sì, io direi la prima e la penultima. Io direi Atletico e Paris Saint-Germain, deve evitare quelle squadre di Napoli. Evitare terza fascia, vediamo la terza fascia. Aia, questa è dura. Butti via la terza fascia. Ajax, Borussia Dortmund, Basilea, Olimpia, Galatasaray, Manchester City, Bayer Leverkusen e Genoa. Vorrei sottolineare che c'è un Manchester City, una finalista di Borussia Coppa Campioni, Coppa, un Bayer Leverkusen che giocava in Germania è sempre difficile. Sì. E poi le squadre lo tipo Zenit, Olimpia, Galatasaray, sempre, giocare in Turchia, in Grecia, Russia. La terza fascia è più robusta della seconda. Assolutamente. Bravo, sentendovi parlare, è più curioso. Il Milan non partecipi. Sentendovi parlare. Ma perché abbiamo parlato in generale? Ma perché devi fare la vittima? Ma perché devi fare la vittima? Ovviamente non siamo all'altezza di quelle squadre. Ma questo lo dici tu. Verità. 3-0 li mandiamo a casa. Ma tu incontri qualsiasi. No, io dicevo che la terza fascia non ha nulla a invidiare. Sì, l'abbiamo detto. Napoli, Anderlecht, Steaua Bucarest, Austria, Vienna, Copenaghen, Real Sociedad, attenzione, Celtic. Sì. Capital Celtic e Real Sociedad. E Victoria Plzeň. Allora, queste le quattro fasce, dobbiamo andare in pubblicità. Rassegna stampa finale, le ultime da San Siro, tra poco. Di metallo! Frisk Metal Box, compresse 5 volte grandi, 5 volte fresche. Brrr. Frisk Metal Box, freschezza fuori controllo! Gira e rigira in Calabria ci vuole un attimo per passare dalle coste sabbiose e frastagliate al suggestivo entroterra. Godersi le sue montagne anche in inverno, farsi rapire dai sapori forti, immergersi nei colori e nella cultura del Mediterraneo. Questi bronzi di Riace mi fanno proprio girare la testa. Gira e rigira, c'è sempre un buon motivo per vivere la Calabria. Interrompiamo i programmi per darvi una buona notizia. Alice? Scusate, volevamo darvi una buona notizia, ma a quanto pare più che buona. È buonissima. Provali anche tu. Situato a pochi minuti dal centro di Legnano e a 30 minuti dal centro di Milano, il Palace Hotel Legnano è la struttura ideale per soddisfare i bisogni di chi viaggia. 127 camere dotate di tutti i comfort per sentirsi come a casa, dal piccolo meeting al grande evento. Lo staff del Palace Hotel Legnano e del ristorante Alexander saranno pronti a soddisfare tutte le vostre esigenze. Il nostro obiettivo è quello di prenderci cura dell'ospite. All'interno del Palace Hotel Legnano, il centro benessere La Cascata. Un gioco di colori ed emozioni per rendere unico il vostro soggiorno. Gira e rigira in Calabria ci vuole un attimo per immergersi nei colori e nella cultura del Mediterraneo. Questi bronzi di Riace mi fanno proprio girare la testa. Gira e rigira, c'è sempre un buon motivo per vivere la Calabria. Volevamo darvi una buona notizia, ma più che buona, è buonissima. Magari, mamma che buoni! Provali anche tu. My dog. My cat. My girl. My family. My world. Mi piace pensare in grande. Mi piace MyBet. MyBet.it.
Passione italiana, affidabilità tedesca. Gira e rigira in Calabria ci vuole un attimo per immergersi nei colori e nella cultura del Mediterraneo. Questi bronzi di Riace mi fanno proprio girare la testa. Gira e rigira, c'è sempre un buon motivo per vivere la Calabria. Volevamo darvi una buona notizia, ma più che buona, è buonissima. Maggiori, mamma che buoni! Provali anche tu. Rassegna stampa nel finale di campionato dei campioni, il titolo di Tutto Sport, poco Allegri, Milan, la battuta di Allegri, magari domani mi dimetto, Milan, lo sfogo di Allegri, magari ora mi dimetto, Corriere dello Sport.it, Milan News che dà spazio invece alle dichiarazioni di Gagliani, nessun caso Allegri, gli striscioni non fanno il mercato, il mister vuole solo una prima punta che sarà con ogni probabilità Alessandro Matri, ci diceva Fulvio, che poco fa Allegri ha parlato in conferenza stampa, ha detto la mia è stata solo una battuta, dunque dimissioni già rientrate di Massimiliano Allegri, ma resta il giallo. E sarà questo il tema centrale domani sera al campionato dei campioni a partire dalle 22.30 con i vostri interventi da casa. Vi promettiamo che domani sera vi daremo più spazio anche per capire le vostre sensazioni su quello che sta accadendo in casa Milan, ma non solo, perché daremo spazio anche ai tifosi di Inter, Juventus e di tutte le altre squadre. Ci tengo a ringraziare anche un telespettatore da Bologna che ci ha chiamato poco fa, chiamato il nostro Luca Servadei, che ringrazio in coordinamento, che ci ha anticipato le dimissioni di Allegri. Purtroppo non mi ricordo già più il nome di battesimo di questo telespettatore da Bologna, ma lo ringrazio davvero di cuore per questa sua segnalazione. Ringrazio anche i nostri ospiti, Fulvio Collovati. Grazie a voi, buonanotte. Giovanni Lodetti. Buonanotte a tutti. Nicola Balzani, che ci ha aggiornato in tempo reale su quello che accadeva a San Siro. Buonanotte Stefano e Forza Milan. E Giancarlo Besana, che questa sera ha parlato un po' di meno, ma le ritroverete domani. Domenica sera, no? Domenica sera domenica a partire sera. Dalle 22.30 per il post campionato di Serie A. Ringrazio di cuore tutti voi, tutti i tecnici che hanno collaborato per la parte tecnica di questa puntata. Ci rivediamo domani sera, 22.30, campionato dei campioni. Buonanotte.